Omicidio d'Antona, il messaggio di Napolitano e il ricordo di Susanna Camusso. 12 anni fa, il 20 maggio del 1999, il giuslavorista Massimo D'Antona veniva barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse a Roma, in via Salaria. E la CGIL lo ha commemorato anche quest'anno sul luogo dell'omicidio, alla presenza di Susanna Camusso, Walter Veltroni, Renato Schifani e Guglielmo Epifani. In un messaggio inviato alla CGIL e letto da Camusso, il Presidente della Repubblica ha ricordato il giurista che con autentico e profondo spirito riformista, ha scritto Napolitano, seppe guardare con attenzione alle trasformazioni. Oggi più che mai, afferma il Presidente della Repubblica, occorre un diritto del lavoro inclusivo ed equo, attento alla tutela dei diritti dalla parte più debole contrattualmente e alla riaffermazione rigorosa dei relativi doveri per salvaguardare insieme crescita economica e coesione sociale. Si conferma a tal fine, prosegue il messaggio, l'esigenza intuita per tempo da D'Antona di un arricchimento della progettualità delle organizzazioni sindacali proprio al fine di rafforzare l'indispensabile capacità di rappresentanza unitaria nel mondo del lavoro. Massimo D'Antona, ricorda Napolitano, ha pagato con la vita per il folle criminale accanimento del terrorismo brigatista contro personalità della cultura riformista. La sua coerenza nella ricerca di innovazioni responsabili e graduali e di un diverso equilibrio tra legislazione e contraffazione, in grado di promuovere più serene e feconde relazioni industriali, assieme a nuove forme di partecipazione alle scelte aziendali. Perciò, osserva il Capo dello Stato, D'Antona parla a tutti noi ancora oggi con il suo prezioso lascito scientifico e morale che nessun delirio estremista potrà mai cancellare. Il segretario generale della CGIL, che ha concluso la commemorazione di Massimo D'Antona, ha lanciato un monito perché, ha detto, quello attuale è un momento in cui si sta perdendo il rispetto per le vittime del terrorismo e si torna ad evocare toni e modi di stagioni drammatiche. Camusso ha infine invitato a rispettare le istituzioni. La democrazia, ha detto, si fonda sul rispetto delle istituzioni perché se non le si rispetta, la democrazia ha grandissimi problemi. Crisi. Camusso. A differenza del resto d'Europa, l'Italia non ne sta uscendo. Perché, ha spiegato il leader della CGIL, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat, abbiamo un deficit e una caduta della produzione industriale che è stata enorme e continua ad essere molto consistente. Tant'è che continuiamo ad avere volumi di cassa integrazione e di cassa integrazione in deroga molto alti. In realtà, ha aggiunto il segretario generale della CGIL, continua ad esserci una parte del nostro apparato produttivo che, essendo più dedita alle esportazioni, favorisce una ripresa generale, ma non ha ricadute sull'assetto generale del paese, dove invece continuano a diminuire redditi e consumi e c'è una gran parte dei servizi di manifattura che è del tutto bloccata. E a proposito dell'incontro di oggi con Confindustria, CISL e UIL, Camusso ha detto che giudica utili alcuni dei punti che sono stati sostenuti da Confindustria, come ad esempio una valutazione sul fatto che non ci sono allo Stato politiche economiche che favoriscano la crescita e la necessità quindi di ragionare di fisco, di investimenti, di come si costruisce un'uscita dalla crisi. Scuola, CGIL a Polverini, combatti con noi contro i tagli. Sit-in della FLC CGIL di Roma e del Lazio sotto la sede della Regione. Vogliamo essere ricevuti dalla Presidente, spiegano esponenti sindacali, docenti e genitori accorsi sul posto. Deve lottare con noi, scrivere alla Gelmini per fermare i tagli. Bisogna fare come in Lombardia, spiega Anna Fedeli della segreteria di Roma e del Lazio. Lì le forze sociali e politiche si sono unite e il Ministero dell'Istruzione ha concesso 400 posti in più. Invece nel Lazio ci sono 3.000 bambini in lista di attesa alla scuola dell'infanzia, dice Fedeli. Alla primaria il tempo pieno è in crisi e alle superiori ci saranno più di 1.000 posti in meno. Gli effetti dei tagli saranno devastanti, le ricadute ci saranno anche per gli enti locali che dovranno fornire più servizi per le famiglie.